Via dei Tesori alla sesta edizione a Mantova, unica città al di fuori di tutta la Sicilia, in particolar modo ovviamente di Palermo, dove è nata la manifestazione molti anni fa, e ancora appunto nella nostra città. Via dei Tesori 2023 per consolidare un percorso, per esplorare, raccontare bellezze, luoghi dove si svolgono vite, storie, e anche destinazioni d'uso, fruizioni, che non sono quelle legate appunto ad una visita culturale, una visita artistica, a una visita raccontata. Perché Via dei Tesori ci vuole raccontare le storie di uomini, le storie di luoghi, le storie di persone, le storie di artisti, le storie sociali, economiche, politiche di un territorio. Via dei Tesori 2023 a Mantova ci raccontano di una scuola straordinaria come oggi il Politecnico di Mantova, questa apertura dedicata davvero a Federico, al prorettore, a Federico Bucci che ci ha lasciato improvvisamente qualche tempo fa. E questa scuola che di fatto è stata scuola per tanto tempo, ma è stato anche un convento ed è un luogo nascosto, quasi devo dirvi murato dai muri perimetrali che ne costituiscono il perimetro, ma che all'interno ci lascia davvero tante scoperte, affreschi di epoca mantegnesca, cortili, giardini, luoghi che ne completavano davvero una destinazione antica, quello del convento della Maddalena. Ci troviamo in uno dei luoghi da scoprire durante i weekend delle Vie dei Tesori, in particolare nella sede del Politecnico che si trova qui dal 1994, ma qui nel 500 furono costruiti due edifici molto importanti, l'Orfanotrofio e il Convento delle Convertite dedicato a Santa Maria Maddalena. Questi due luoghi poi a fine del 700, grazie all'architetto degli Asburgo Paolo Pozzo, furono uniti in un unico grande orfanotrofio. La chicca della nostra sede è la Sala Mantegnesca, che è una bellissima sala con degli affreschi del 400, appartenente a un palazzo preesistente e poi unito al complesso del convento per creare la chiesa. La nostra sede ha anche tre cortili che sono stati rinnovati nel 700, e l'ultima nota bellissima è il portale dell'orfanotrofio, appunto, che si tratta di una porta del 600, con una scultura del 400. Ci troviamo a Mantova, in piazza San Leonardo, dove si trova l'omonima chiesa, molto importante perché possiamo visitarla con l'evento Le Vie dei Tesori. Possiamo notare la grande e importante facciata rinascimentale accostata dal campanile romanico che va a caratterizzare l'edificio mantovano. All'interno abbiamo il crocifisso in marmo di un calvario e la Cappella Cavriani, dove sono presenti anche degli affreschi del 500 e del 400, tra cui il Redentore e i Quattro Profeti. All'interno della cappella troviamo inoltre l'affresco di un sarcofago con soprastante una tela che rappresenta i santi e il bambino Gesù, mentre invece all'interno della chiesa troviamo una tela che rappresenta Papa Leone X e i santi, fatta da Francesco Francia, e all'interno del catino absidale troviamo San Leonardo che si leva su una coltre di nubi. E poi ancora l'archivio storico diocesano, perché non dimentichiamo mai che la memoria è nelle carte e quindi gli archivi sono luoghi importantissimi. Per
che mostrano anche opere d'arte. E poi ancora la Galleria Nazionale dei Vigili del Fuoco, davvero un patrimonio che la nostra città vanta per tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, questi uomini che lavorano per noi e ci salvano e salvano naturalmente il nostro paese da mille situazioni di dramma, di pericolo, di estrema gravità. E con questi mezzi appunto che raccontano tutta la storia di questo corpo dall'inizio del secolo, davvero una collezione eccezionale per la nostra città che è tutta da valorizzare. All'interno di questa visita parleremo di quello che è il Museo dei Vigili del Fuoco, partendo da un excursus storico della zona in cui esso si trova, delle macchine che esso contiene, partendo da quelle a trazione manuale, passando a quelle a trazione animale, fino ad arrivare alle macchine a motore, arrivando anche a parlare di mezzi nautici e addirittura di un elicottero che salvò numerose vite durante un naufragio a Genova. Ci troviamo in Piazza Gasometro, dove un tempo sorgevano le officine del gas, oggi società Tea. Ci troviamo a ridosso di Porto Catena, storico porto di Mantova ancora in uso e molto importante per la città di Mantova, in quanto arrivava il materiale grezzo da lavorare, in particolare il carbon fossile. All'inizio della visita ci siamo soffermati nella piazza dove sorgeva il gasometro, dove ora non c'è più, con l'ultima demolizione nel 1990, e una storica pagina conclusa dopo 128 anni. Successivamente abbiamo visitato le altre zone fino ad arrivare a Porto Catena. Siamo nel Teatro Bibiena, un teatro scientifico della città di Mantova che appunto nasce nel 1767 e che appunto oggi è aperto al pubblico per una visita completa in zone anche di solito non accessibili al pubblico, chiaramente. Ad esempio, come qui possiamo vedere dove ci sono le finestre, ci sono dei percorsi che solitamente sono chiusi e anche le stesse finestre sono tendate solitamente. La scelta di aprirle chiaramente è di spiegare meglio un teatro che nasce nell'epoca dell'illuminismo e che quindi ha una necessità di un ingresso di luce che simboleggia la luce della ragione, per spiegare la cura e l'attenzione dei dettagli di questo teatro che è un unicum in Italia e che ha una ricerca e una funzione che nel Settecento nasce e che tuttora mantiene, quella dei concerti di musica da camera. Tra l'altro in questo teatro suono anche Mozart da piccolo, e anche la sua vena scientifica che tuttora rimane con conferenze, convegni e incontri. Qualche luogo privato, un racconto delle storie, delle lettere che Carlo Poma scrisse poco prima di essere giustiziato in epoca asburgica. Insomma, diciamo un programma che riprende appunto la ricchezza delle edizioni precedenti.